Buonasera a tutti voi, torna Runners e Benessere su Toscana TV. Ci risiamo, ricomincia la nostra stagione, parleremo di tantissime cose e soprattutto ci concentreremo come sempre sulle gare podistiche, non solo, e andremo come sempre a intervistare i nostri amici medici e tanti altri magari dottori che ci daranno i consigli giusti della situazione. E poi per correre meglio magari o per allenarsi meglio. E poi quest'anno ci concentreremo anche tanto sulle donne. Troverete tante interviste durante la nostra stagione dove parleremo di donne e running, il perché corrono, come si allenano e come fanno magari per organizzarsi al meglio la loro giornata o tante altre cose. Stasera invece da dove ripartiamo? Oggi domenica 4 di ottobre, qualcuno di voi ha corso la mezza maratona di Signa, qualcuno di voi la mezza maratonina di Lammari o se no anche l'altra mezza maratona che si correva oggi a Siena, ben tre mezze maratone. Noi oggi andremo a vedere un attimino quello che era successo proprio in provincia di Siena, a Rapolano Terme, lo scorso 5 di settembre, con la 5 Torri Notturna, una classica del podismo toscano, pensate, è arrivata alla sua 42esima edizione quest'anno, quindi è una cosa veramente, veramente molto, molto, molto bella. E poi nulla, ci ritroveremo con voi il giovedì sera, come sempre, su Toscana TV, canale 18, con la consueta appuntamento dedicato al running in generale, con tutte le nostre manifestazioni. Avremo per esempio un servizio sulla mezza maratonina città di Pisa e tante altre cose che vi faremo vedere. Torneremo anche al Firenze Corre dalla prossima settimana, saremo lì da mercoledì 7 di ottobre e quindi noi saremo lì presenti come sempre. Quindi stasera intanto godetevi questa trasmissione dedicata a Rapolano Terme, a questa gara, con Linda Betti che ha curato ovviamente le interviste insieme al sottoscritto e il montaggio, quindi godetevi stasera a Rapolano Terme, ci vediamo con voi domenica prossima con altri importanti appuntamenti. A Rapolano Terme, oggi venerdì 4 settembre, 42esima edizione delle 5 Torri in Notturna, l'abbigliamento non è proprio estivo come vedete, è piovuto fino adesso stiamo venendo alla parte finale degli atleti, è stata una gara però molto interessante, con noi abbiamo Alberto del gruppo sportivo Riccardo Valenti, uno degli organizzatori, uno dello staff di questa manifestazione che da sempre, ripeto, 42 anni qui a Rapolano Terme si organizza. Ringraziamenti particolari, Alberto, a chi li vogliamo fare? Ma, a tutti coloro che ci danno sempre o tutti gli anni una mano, che danno la possibilità di continuare questa bella iniziativa, questa bella gara che è stata ideata dal nostro caro presidente Amerini, che in questo momento lo vorrei salutare in quanto è ammalato, una leggera malattia, però stasera è indisposto e non è stato presente. La gente ha risposto tanta, i podisti hanno risposto in tanti nonostante la serata non in perfette condizioni. Ecco, invito tutti e saluto tutti gli amici podisti, invito tutti per il 2016 perché sarà il 40esimo della nascita del gruppo sportivo Riccardo Valenti, quindi invito tutti gli atleti toscani, tutti gli amici che conoscono il gruppo sportivo Riccardo Valenti a partecipare a questa festa del 2016. Noi ne approfittiamo per ricordare Revoira Geogas, l'amministrazione ovviamente di Rapolano Terme e poi tanti piccolissimi sponsor che da sempre vedo tutti gli anni nel volantino che vi seguono e poi ovviamente chi vi ha dato mano, ci sono tanti ristori, abbiamo visto che ci sono state delle ditte che hanno dato proprio del materiale specifico per il settore giovanile, ci siamo dimenticati qualcuno a parte poi fare alla fine gli auguri al nostro amico Bruno Amerini di pronta guarigione. Sì, grazie. Dimenticare qualcuno diventa quasi impossibile, ecco, in un paese, per cui ecco, il ringraziamento va a tutti i commercianti del paese, i soci Hop che hanno offerto tutto il ristoro e niente, grazie a tutto il paese e grazie a tutti i podisti che hanno partecipato stasera, grazie a te. Con me i due, il primo e il secondo di stasera della 5 Torri Notturna, intanto ricomincia a piovere, maledizione, stasera questa gara Maurizio Cito non è stata per niente fortunata, almeno sull'aspetto meteorologico. No, però dai, diciamo che l'anno scorso avevo ricorso qui, poi ho avuto un problema al ginocchio e mi ha tenuto fuori tutto l'anno, ho riniziato qui, anche se c'era l'acqua. Speriamo che questa volta non si stia fuori un anno. No, esatto, speriamo che sia la gara bagnata, gara fortunata. Secondo posto per Lorenzo Martinelli, proprio del gruppo sportivo Riccardo Valenti, quindi un nome nuovo che si affaccia. Prego, presentati un po'. Niente,
Ci era tanto che volevo fare questa gara, ero già anni dietro, non sono riuscito a correrla. Oggi insomma ce l'ho fatta e sono contento del secondo posto. Non potevo fare sicuramente meglio perché davanti avevo un atleta nettamente più forte, quindi va bene così, diciamo. Allora, te ti allena proprio Maurizio Cito, se ho ben capito, quindi poi riparleremo con Maurizio. I tuoi prossimi appuntamenti invece? Ah, prossimi appuntamenti, cerco di finire la stagione in pista, magari con un 3000, e poi mi proietterò verso la parte invernale con cross e corse su strada. Cosa significa, Lorenzo, correre in casa? Sempre, diciamo, correre in casa ha sempre un sapore particolare, perché in fondo ti alleni spesso qui, sei nato, hai sempre vissuto in questi posti, quindi correre qui è sempre qualcosa di bello, diciamo. Due parole, Maurizio Cito, su questo Lorenzo, questo ragazzo giovane che si affaccia, fa parte del tuo vivaio, mi permetto di dire così, senese, che cosa dire? Sì, lui si affaccia già 4 anni, dal 2011 che corre per, a livello FIDAL per la Montepaschi Atletica Siena. È stato reclutato da queste gare qui, si è affacciato sulla pista dove è anche più quotato, ha vinto anche dei titoli toscani in pista di categoria, per cui non è l'ultimo arrivato assolutamente, vanta un personale di 4.4 nei 1.500, insomma più propenso per distanze un capellino più corte, no, bene, corso in casa su un percorso molto tecnico, molto duro, che non sono proprio le sue caratteristiche. Ha fatto sempre una gara bella generosa, perché lui è uno che è un bel partente, bello brillante, e poi va un po' a spegnersi sul finale, ma però ha tenuto bene, poi ha controllato bene la terza piazza. E su Maurizio Cito che cosa diciamo? Io ho corso 1 minuto e mezzo più lento dell'anno scorso, però ho ricorso con buone sensazioni e vediamo di poter rifare un po' i cross. Adesso la mia attività è più da allenatore con tutti gli atleti che alleno, in particolare con Johannes, però insomma fa qualche garetta, i cross che sono, diciamo, la mia specialità, non è che mi disgarberebbe. Sicuramente non ho più attrattiva molto per la pista, perché mi richiederebbe troppe energie più che fisiche, ma nervose, voglio concentrarmi su altre cose ora. L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine. Un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate e lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica. Gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta. Quarantaduesima gara 5 torri notturna, Rapolano Terme, con noi la vincitrice di stasera, Chiara Giachi. Vittoria numero qua? Ho perso il conto, non me lo ricordo. Forse però non è la prima. Forse la quarta, ma non so se non lo sai te, dopo controlleremo. Comunque brava. Non me lo ricordo, sinceramente. Acqua, atlete, chi ti ha dato più fastidio oggi? È stata dura? È stata dura, c'è Francesca Barneschi che ormai è una lotta infinita, quando arrivo avanti lei, quando arrivo avanti io, insomma siamo sempre a lottarsela, quindi è stata una bella gara, insomma, quindi combattuta fino in fondo. Di rientro dalle vacanze, come tutti nel periodo estivo, Basilicata nel tuo caso, adesso si riparte con questa gara che ovviamente hai vinto e dominato anche abbastanza bene, si riparte con quali obiettivi? Adesso abbiamo la finale di società ad Orvieto il 27 di settembre e preparo il 5000, e poi settimana dopo siamo a Telese Terme a fare la mezza maratona sempre di società. Perché correre in questa manifestazione? Che cosa ha di particolare? Questa manifestazione, cioè, è la prima volta che l'ho fatta, ma ha già subito regalato un'emozione. Poi tutti gli anni arriva nel periodo in cui magari sei rientrato dalle vacanze, quindi sei in fase di preparazione, insomma, diciamo che viene bene, insomma, come inizio e poi fine conclusione, diciamo, estiva su pista. E niente, poi mi piace perché mi ha sempre regalato molte emozioni, e niente, qui è tutto qui. Chi ringraziare del tuo staff? Vabbè, tutto il gruppo dei miei compagni d'allenamento, cioè stasera gareggio Libertas Valdelsa, ma mi alleno con quelli di Sacco del Gruppo di San Gimignano, e quindi ringrazio loro. Il mio allenatore, il mio babbo in seconda, Massimiliano Alberti,
E niente, insomma, tutti quelli che mi hanno fatto il tifo, piccoli, grandi, genitori, tutti, insomma. Quindi. Adesso chi stiamo intervistando? Francesca e anche Barneschi. Lei cosa ha fatto qui a Rapolano stasera? Potevo fare meglio. In che senso? Nel senso che purtroppo la nostra amica Chiara è stata più brava di me. Sei arrivata a due? Sì, due. Non ce la faccio a dirlo, Fabio, è più forte di me. Vabbè, sei arrivata a seconda, stiamo scherzando, però come simpatia sicuramente sei andata molto bene. Francesca Barneschi, dalla zona dell'Aretino, oggi seconda qui a Rapolano. Stavamo iniziando scherzando perché con te ce lo possiamo permettere. Pioggia, stai preparando una mezza maratona di Arezzo, perché eri qui a Rapolano? Troppe cose, pioggia bellissima, guarda, sono sincera. Come bellissima? Sì, siamo stati così in forza fino all'ultimo, ci ha regalato quell'emozione in più, un brivido fortissimo, ma che vuoi che sia? Questa è Francesca, è così. Ci ho pazienza, vabbè, andiamo avanti, quindi? Sì, effettivamente il mio obiettivo futuro è la mezza, in particolare quella d'Arezzo, però d'altronde le gare queste caratteristiche così anche di lunga data sono imperdibili e sicché sono venuta anche a Rapolano con anche la mamma stasera, quindi grande pubblico, il pubblico delle grandi occasioni, e ho fatto la figuraccia. E quindi non torni a casa a piedi per aver fatto la figuraccia, che vuol dire figuraccia per te? Quando viene la mamma uno si aspetta di dare il meglio di sé, invece di solito che arrivo sempre bene, stavolta sono arrivata seconda, mannaggia, è stata una vera... Chi ringraziare in questi casi? Il cielo, grazie! Il cielo? Come il cielo? No, niente, sono impazzita, dovete anche perdonarci perché un po' la fatica si sente. Ma guarda, poi ti vedono in televisione, poi... No, te prego, taglia qualcosa. No, non tagliamo niente e ci mancherebbe altro. Vabbè, prego. Prenderanno per una ubriacona, tanto comunque sia non è un problema per me, va bene tutto. Ti allena chi è il tuo staff e chi è la tua società? Allora, oggi ho corso per il Campino, sicché saluto Giancarlo Pierini e alla mezza parteciperò con l'Atletica Sestini perché sono segnata con loro come Fidal, tra l'altro il mio allenatore è Stefano Del Mastro che è il presidente dell'Atletica Sestini, quindi cercherò di dare il meglio di me un po' per tutti. Grazie per la tua simpatia, a presto. Grazie a voi per la vostra simpatia e per la vostra disponibilità. La conclusione qui dal Rapolano Terme è proprio col sindaco Emiliano Spanu che è qui con noi di Rapolano Terme. Oggi una giornatina per questa 42esima edizione, tanta acqua però tanti podisti, 450 alla competitiva, altre... tanti per la non competitiva e poi tanti ragazzi che fortunatamente, almeno nel settore giovanile, le gare sono state, diciamo così, isolati dalla pioggia. Grande gara, 42esima edizione. Sicuramente questo tempo non ha favorito lo svolgimento forse in tranquillità come tutti ci aspettavamo anche negli anni passati, però questo più di 1000 persone che come anche gli altri anni hanno partecipato a questa gara è la dimostrazione, come mi ripeto sempre, della bellezza, diciamo, di questo sport, ma soprattutto anche della passione che viene messa dagli organizzatori, che io tutti gli anni ringrazio perché sicuramente ci mettono tantissimo del suo che permette che questa manifestazione, come dicevamo prima, avesse il risultato che ha avuto anche quest'anno. Purtroppo la partenza è stata un po' bagnata, un po' per usare un eufemismo, però ecco, considerando quelle che sono le situazioni anche nel resto, insomma, anche della provincia, penso è andata bene che è durata poco. Per cosa rappresenta questa gara? 42 anni che si organizza, quindi ovviamente una cosa, una tradizione che va avanti, soprattutto il prossimo anno Riccardo Valenti, che il gruppo sportivo che organizza, festeggerà il 40esimo anno della loro fondazione. Sì, è stato un susseguirsi di eventi, perché l'anno scorso il 40esimo della Cinque Torri, quest'anno appunto il 41esimo, il prossimo anno 40 anni della fondazione del gruppo podistico Valenti. È un qualcosa che per un territorio come il nostro è l'ulteriore dimostrazione che in uno sport sano come quello che è della corsa, del podismo e soprattutto fatto da persone che ci mettono veramente tanta passione, ha dato la possibilità in 40 anni di poter arrivare a quello che siamo oggi, perché sicuramente senza i principi, diciamo, dello sport, la cura, diciamo, delle persone per quanto riguarda anche tutta una serie anche di eventi nel corso dell'anno, non solo quello di stasera, ci permette di portare 40 anni ancora avanti, speriamo per ulteriori 40.
E io ne approfitto per fare un'ultima domanda. C'è tutto lo staff completo, storico di questa manifestazione, ne manca solo uno, Bruno Amerini, che in questi giorni non se la passa bene. A lui, a questo personaggio conosciutissimo in tutto il territorio di Siena, ma non solo, uno dei personaggi migliori che il podismo, credo, nazionale della WISP e non solo, poteva esprimere. Che cosa dire? Ma è sicuramente un abbraccio caloroso, perché al di là di quello che rappresenta qui nel gruppo Valenti, per me è una persona cara per tutta una serie di motivi personali e familiari, quindi sicuramente il mio pensiero va sicuramente a lui in questo momento, e dispiace molto non vederlo qui affaticato e indaffarato a fare quello che faceva tutti gli anni passati. Gli va un abbraccio, un in bocca al lupo, e soprattutto con la voglia che ci metteva lui, che ritorni il più presto possibile a far parte di questo meraviglioso gruppo, perché ha ancora tantissimo da dare non solo al gruppo Valenti ma soprattutto anche al nostro territorio, perché fa parte un po' della nostra storia. 5 torri in notturna, solo per ricordare i migliori vincitori di oggi. Iniziamo dal settore femminile con Chiara Giachi, Libertas Atletica Valdelsa, primo posto per lei davanti a Francesca Barneschi e poi Angela Carpino. Settore maschile, avete sentito anche le interviste con Maurizio Cito della Siena Runners davanti a Lorenzo Martinelli, proprio del Riccardo Valenti, e poi Emanuele Graziani, Matteo Cannucci e Francesco Vannuccini, questi i primi 5 uomini. Io concludo dal Rapolano Termes, con semplicemente con un augurio. Bruno, ti vogliamo presto con noi.